Ciao, finalmente rieccomi con un nuovo video. Questo video sarà in collaborazione con Michela e Valentina, che qui su YouTube si chiamano Sweet Michela e Sorellina. Abbiamo deciso insieme di fare un video tag che ha inventato Valentina, e questo tag si chiama Per ogni debolezza un'emozione. Ma cosa consiste questo tag? Allora, in base a tre stati d'animo, ovvero che sono in questo caso felicità, rabbia e tristezza, dobbiamo raccontare cosa ci scaturiscono queste cose per noi. E partiamo subito al video. Allora, felicità e gioia. Allora, senza pensarci due volte, sicuramente la felicità e la gioia più grande per me sarà il nuovo anno scolastico che sta per iniziare. Il 14 inizia il mio forse ultimo primo giorno di scuola. Questo sarà l'anno della maturità. Sono davvero molto contenta di questa cosa, anche perché è una cosa che aspettavo da tanto tempo, insomma, avete capito. Anche se so già che mi ci aspetta un anno molto duro sotto tutti i punti di vista. Si sa già che la maggior parte dei professori sono cambiati, e questo è una cosa a svantaggio nostro. E poi comunque sarà un anno molto duro anche sotto appunto il punto di vista dello studio. Ci sarà un bel po' da studiare da ora fino a giugno. Sarà davvero dura, però spero tanto di farcela. Ho aspettato questo momento da tanto tempo che non mi potete nemmeno immaginare. Finalmente sta arrivando. Io sono davvero molto contenta di questo. Poi il secondo stato d'animo è la rabbia e l'ira. Allora, ciò che mi fa di più arrabbiare in questo momento è sicuramente la solitudine. È davvero molto brutto, davvero molto brutta questa cosa per chi l'ha provata, oppure che chi la sta provando questa, non so come dire, stato d'animo, questa situazione. È davvero molto brutta, anche se comunque non mi sento completamente sola perché ho la mia famiglia accanto a me, però c'è sempre quel momento di sconforto, quel momento in cui, come posso dire, magari ti manca quella persona con cui poter confidare tutto ciò che senti, quella famosa spalla su cui piangere, e che nel momento in cui ne hai bisogno e non c'è in quel momento, te la devi vedere tutto da sola. È davvero bruttissimo, e di questo sono molto arrabbiata, perché comunque sì, bisogna star soli prima di tutto con se stessi, però questo momento di star soli sta durando da un bel po' di tempo. È bruttissimo. Forse faccio male a parlare di questa cosa qui, però non so come spiegarlo. Non trovo altri termini per spiegare questa situazione. So solo che mi fa tanto rabbia. Ecco. Poi il terzo stato d'animo è la tristezza e pianto. Allora, sicuramente il giorno che ho pianto più davvero tanto nella mia vita e sicuramente quando ho perso mio padre e la mia cagnolina Sasha. Allora, mio padre l'ho perso la vigilia del mio compleanno l'anno scorso, e una cosa inaspettata, anche se comunque stava male da molto tempo, però nessuno si aspettava che sarebbe morto così presto. Poi anch'io non mi aspettavo che sarebbe morto così in un giorno che per molti, cioè, il compleanno è la felicità per molti, mentre per me quel giorno non è stato un bel giorno. Scusate la ripetizione di parole, però fu davvero brutto. Anziché ricevere il buon compleanno quel giorno, ebbi solo condoglianze. Fa davvero male ogni volta che ci penso. E poi comunque il padre, anche per una figlia femmina, è sempre il primo uomo che ha nella sua vita, quindi manca quella figura. Cioè, non è stato un padre severo, anche se quando aveva i suoi scatti, beh, normale come tutti, però
adesso a distanza di tanto tempo la sento un po' troppo la sua mancanza. Poi quando morì la mia cagnolina è stato il 26 di ottobre del 2014. Il 2014 è stato un anno davvero bruttissimo per me. Ho perso troppe persone e io la Sasha la consideravo davvero come una parte di me, come una sorellina appunto. Stava anche lei male, era da un mese che non mangiava, poi ha subito un'operazione perché sotto la pancia aveva un tumore enorme. Non so come cavolo fece a prendere questo tumore, e fatto sta che questo tumore le impediva di mangiare e tutto ciò che mangiava lo vomitava. È stato brutto, poi anche perché io durante quel periodo mi andai ad operare, andai a togliere il polipo, e per questo dico non è stata tanto l'operazione che ho subito, ma quando il dolore è più forte che ho subito il giorno dopo, quando morì Sasha. Fu brutto, poi gli volevamo fare la puntura per farla andare via così dolcemente, però quella sera la dottoressa, quel veterinario, non rispondeva al telefono, quindi ha sofferto tutta la notte. È stato brutto, davvero non lo auguro davvero a nessuno di perdere un animale con cui siete praticamente cresciuti insieme. È stata con me 16 anni, io adesso ne ho 27, quindi fate il conto, siamo cresciute insieme. È stato davvero terribile, una perdita che non auguro davvero a nessuno. Piansi davvero tutto il giorno quella domenica, fu bruttissimo. Volevo, come succede in The Vampire Diaries, che quel giorno non volevo più provare emozioni, volevo spegnere con le emozioni che stavo provando, perché davvero non ce la facevo più a piangere, era una cosa terribile. Le lacrime continuavano ad uscire, fu davvero brutto. Scusate se ho pianto, però il dolore è ancora vivo, mi manca ogni giorno Sasha. Abbiamo pensato di prendere un altro cane, però mia madre non ne vuol sapere, però grazie a questi gattini che ogni tanto ci vengono a trovare così nel giardino di casa, un po' ricompensa la mancanza di Sasha, ecco. Sto imparando ad amare i gatti, questo penso che è una cosa positiva. Farà anche piacere a Sasha questa cosa, che mi guarda lì dal ponte dell'arcobaleno. E niente, scusate se ho pianto, ripeto, è davvero bruttissimo ricordare certe cose, fa davvero tanto male. E niente, questi sono, posso farcela? Allora, questi sono i miei tre stati d'animo. Scusate, ripeto, scusate se ho pianto, ma davvero è davvero terribile. Allora, qui sotto vi lascerò il link degli altri video di Michela e di Valentina. Spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo alla prossima, ciao!